Come faccio ad andare in scena senza di lei? Pronto? Pronto? Cioè io così ho buttato 100.000 euro! Senza maestro, senza orchestra! Dal 10 gennaio al Teatro Belli di Roma andrà in scena Ce lo chiede l'Europa, l'esilarante commedia con protagonista l'insolito trio composto da Fabio Avaro, Vanina Marini, qui anche in veste di regista, e la banda dell'Ucu, nella forma dei tre musicisti Fabrizio Sartini, Lucas Gamas e Luca Lepore. Sono Luzzi da Berlino. È stato assegnato un calcio di rigore in favore dell'Inghilterra dopo che Charles Darwin, durante la sua evoluzione, Prendete un attore squattrinato e sconosciuto, tre musicisti di una band, aggiungeteci una malcapitata giovane e promettente regista di teatro intenta ad allestire uno spettacolo per partecipare ad un bando della Comunità Europea che le farebbe ottenere un cospicuo finanziamento. Agli avversari, quelle che sono le motivazioni inconsce che avrebbero spinto il proprio Gianni è un attore che da anni prova con scarso successo ad imporsi nel mondo del teatro. Gli ultimi spettacoli sono stati dei fiaschi clamorosi ed ormai vivono sommersi di debiti. vecchio padre malato nei confronti del quale nutriva un sentimento di profondo odio. La seduta di gruppo va per le lunghe, passo la linea ancora da La soluzione a tutti i loro guai sembra presentarsi quando nel teatro dove lavora deve andare in scena uno spettacolo di una giovane affermata regista che a poche ore dal debutto dello spettacolo, a quale assisterà un commissario del Fondo Europeo per l'Arte e la Cultura, viene abbandonata dall'attore protagonista e dalla sua orchestra. La giovane è nel panico. Unica soluzione, idea forse malsana, chiedere a Gianni e la banda dell'Ucu di sostituirli. Noi dobbiamo soltanto piacere al tizio della commissione. Fino al 22 gennaio lo spettacolo si compone di un susseguirsi incessante di battute e inserti musicali, proponendo al pubblico un'ora e mezza di tante risate e buona musica, con un occhio attento all'attualità nonché alla storia. Antonio Meucci si inventa il telefono, io me lo sono sempre chiesto fin da bambino, questo si inventa il telefono a Firenze. Stanno lui e sto telefono appena inventato. Meucci alza la cornetta e dico la prima telefonata. Ma che cazzo ha fatta?